grazie al Presidente per questa sua introduzione. Volevo dire che questa iniziativa nasce da un'idea l'anno scorso, in questi tempi, in corridoio, quando la professoressa Suati mi ha chiesto di tenere una lezione agli studenti di quinto e quarto ginnasio, e poi si è unita la professoressa D'Alessi anche con la sua quarta C, se non erro, e da qui noi ci siamo proposti di approfondire una serie di tematiche, perché in quell'ora feci una sintesi di 1000 anni di storia dello sport che avevano caratterizzato il popolo greco e le olimpiadi e la cultura sportiva di questo popolo. Abbiamo chiamato oggi a trattare una serie di temi esperti di primo piano che passerò a presentarvi. Prima però voglio dirvi che quello che vedete in quest'aula magna sono una 50ina di pannelli che raccontano la storia di campioni dello sport dell'antica Grecia, della Magna Grecia, e questa è una mostra che nasce a seguito di un evento drammatico che si è verificato nel 2007, quando durante una partita di calcio in Serie A in derby tra Catania e Palermo, le due tifoserie vennero a uno scontro frontale molto cruento, molto forte, e in quell'occasione intervennero le forze dell'ordine per disperdere questi violenti e ci rimise la vita all'ispettore Rashid. A seguito di questo evento drammatico si pensò anche di fare delle iniziative sulla scuola, perché il protagonista di quell'omicidio fu un minorenne. Il professor Gianluca Tuzzo, qui con noi, insieme al professor Mariano, hanno curato questa mostra a cura della direzione regionale della Calabria, e sono pannelli che raccontano anche del vastissimo repertorio archeologico che hanno già raccontato e testimoniato lo sport dell'antica Grecia e di Magna Grecia. Passo subito a presentarvi gli ospiti. Il professor Ferdinando Garcia Romero, che è ordinario di filologia classica all'Università di Madrid, che tratterà il tema dello sport femminile nell'antica Grecia. Ci sarà la professoressa Roberta Sedieri, insegnante di lingua e letteratura greca all'Università di Trento, che ha pubblicato un pregevolissimo libro su Virducci in Bacchiride, usciti per i tipi della edizione La vita felice del 2010, che tratterà il tema degli atleti e eroi, sport e tecniche del 2010, Pindaro e di Bacchiride. E poi ci sarà il professor Gianluca Puzzo, come ricordava, uno dei due curatori di questa mostra, è un archeologo che tratterà il tema cittadinanza attiva tra gli atleti, esempi antichi nel moderno. La parola al professor Romero. Grazie. Prima di tutto vorrei scusarmi dagli molti attentati che senza dubbio farò contro la lingua italiana nel corso della mia lezione. Forse avete letto o avete sentito che alle donne non era permesso partecipare negli atleti giochi olimpici. Questo è vero. E con tutto ciò diverse donne diventarono vincitrici olimpiche. Vediamo questo testo, il primo, un'esibizione, dove leggiamo: Re di Sparta sono miei padri e fratelli, e col carro di cavalli dai piedi veloci ha vinto Cinisca, e ha eretto questa statua, e affermo che io sola, fra le donne di tutta Grecia, ho colto questa corona. Questa iscrizione era alla base della statua di se stessa che una donna spartana di nome Cinisca eresse in Olimpia per celebrare la sua vittoria nella corsa di quadrini. Vedete che Cinisca è il grano forse
396 anni. Vedete che Cinisca si dice molto fiera di essere diventata la prima vincitrice olimpica della storia. Questo senza dubbio è un fatto importantissimo nella storia dello sport femminile e forse anche un fatto importantissimo in generale nella storia delle conquiste sociali delle donne, ma dobbiamo vedere le circostanze della vittoria di Cinisca. In primo luogo, Cinisca non è una donna qualsiasi. Cinisca è figlia e sorella di re di Sparta, per conseguenza è una donna ricca. Inoltre, Cinisca non ha vinto la corsa a piedi, non ha vinto il salto a lungo, non ha vinto il lancio del disco nel giallotto, non ha vinto la lotta, ha vinto una gara ippica. E la vita, le gare ippiche sono gare molto speciali, perché in queste gare era programmato vincitore non chi guidava il carro o i cavalli, ma il proprietario dei carri o dei cavalli. Questo vuol dire che la nostra amica Cinisca ha vinto i giochi olimpici, ma non ha partecipato di persona nei giochi olimpici. Soltanto ha pagato la manutenzione dei cavalli, l'allenamento dei cavalli, i soldi del cocchiere. Perché infatti le donne non potevano partecipare di persona nei giochi olimpici. E perché Cinisca decise di partecipare ai giochi olimpici? Lo storico greco Plutarco, dalla fine del primo secolo, inizi del secondo secolo d.C., nella vita di Agesilao, fratello di Cinisca, commenta la ragione perché Cinisca decise di partecipare ai giochi olimpici. E sicuramente la ragione che racconta Plutarco sarà molto deprimente per le donne qui presenti, anche deprimente per me. Dice Plutarco che il fratello Agesilao incoraggiò sua sorella a partecipare ai giochi perché voleva dimostrare ai greci che per vincere una gara ippica non bisognava avere nessun talento, ma soltanto essere ricco e volere spendere i soldi. Infatti la vittoria di Cinisca avrebbe dimostrato che per vincere una gara ippica non è necessario talento, ma soltanto essere ricco, persino una donna potrebbe vincere in Olimpia, in una gara ippica. Il peggio di tutto è che ancora questi pregiudizi contro le donne sportive si sono mantenuti fino al secolo XX, no? Ancora i fondatori dei giochi olimpici moderni, a cui abbiamo un grande Pierre di Coubertin, pensavano che le donne non dovevano partecipare attivamente ai giochi olimpici, ma queste sono parole testuali di Coubertin, l'unico ruolo che doveva avere una donna nei giochi olimpici era consegnare i premi ai vincitori, no? Fortunatamente un secolo dopo le cose sono cambiate moltissimo e sapete che nei recenti giochi di Londra quasi la metà dei partecipanti sono state donne. Alle donne non era permesso partecipare ai giochi olimpici antichi e forse neanche assistere come spettatrice, e con tutto ciò le donne gareggiavano in Olimpia. Gareggiavano nello stesso stadio in cui gareggiavano gli uomini, questo è lo stadio di Olimpia. E questo perché le donne avevano la propria competizione in Olimpia. I propri, diciamo, giochi olimpici femminili ai quali non potevano assistere e non potevano partecipare gli uomini. Questi giochi olimpici femminili antichi consistevano soltanto in una corsa di velocità che le donne correvano in onore della dea Era, la dea del matrimonio. E che conosciamo soltanto da una lunga e molto precisa descrizione del costruttore greco che è stato menzionato prima dal professor.
professore Punzo Pausania, autore di una sorta di guida turistico-culturale della Grecia antica scritta nel secondo secolo dopo Cristo. E la descrizione di Pausania mostra che i giochi femminili, giochi in onore di Era, erano molto simili ai giochi maschili. Vediamo che cosa dice Pausania. Dice: ogni 4 anni le 16 donne tessono un velo per Era e poi organizzano dei giochi chiamati Erei. Vediamo, si celebrano ogni 4 anni, esattamente come i giochi maschili, e sono organizzati e diretti da un collegio di 16 arbitresse, in questo caso, come c'erano arbitri per i giochi maschili. Beh, continua a usare. La gara consiste in una competizione di corsa fra ragazze, esattamente come i giochi maschili, che durante i primi 20 edizioni erano soltanto una gara di velocità. Poi si aggiungono altre prove, ma all'origine è una gara di velocità, come qui. La gara consiste in una competizione di corsa tra ragazze che non sono tutte della medesima età, ma le più giovani corrono per prime e dopo queste corrono quelle meno giovani e per ultime quelle che sono più grandi, esattamente come gli uomini. Sono divisi gli atleti secondo l'età. E poi, corrono nel modo seguente. Può passare la... vedete questa immagine, questa descrizione di Pausania, e corrono nel modo seguente: i capelli sono sciolti, il tono scende poco al di sopra del ginocchio, la spalla destra è scoperta fin sotto il seno. No? Sembra descrivere questa immagine. Questa immagine è forse la copia romana di un originale greco della statua che ha dedicato una vincitrice nei giochi Erei, forse. La descrizione quasi coincidente con quella di Pausania. Segue Pausania. Anche a esse è riservato per la gara lo stadio olimpico, ma per loro la lunghezza della corsa viene ridotta di circa una sesta parte. Alle vincitrici vengono date corone di ulivo, come ai maschi. È una porzione della vacca sacrificata a Era e inoltre è loro concesso di dedicare immagini dopo avergli apposto il proprio nome, come i maschi. E finisce Pausania con questa affermazione che per noi è importante. Riconducono all'antichità anche la gara delle ragazze, dicendo che Ippodamia, per ringraziare Era delle nozze con Pelope, riunì le 16 donne e insieme a esse per prima celebrò i giochi Erei. I giochi Erei, dice Pausania, commemorano, no, le nozze di Pelope e Ippodamia. Ma chi sono Pelope e Ippodamia? Probabilmente sapete che sono i protagonisti di uno dei miti che raccontavano gli antichi greci per spiegare l'origine dei giochi olimpici, anche dei giochi maschili. Pelope, che veniva dall'Oriente, giunse alla corte del re Enomao, il re della regione di Olimpia. Enomao, il re di Olimpia, è un personaggio tipico dei racconti popolari. E il re, che non vuole sposare sua figlia, Ippodamia, e obbliga i pretendenti a superare una prova che sembra impossibile. In questo caso, vincerlo in una corsa di carri. Il premio della vittoria sarebbe sposare Ippodamia, la sconfitta significa la morte del pretendente. Naturalmente non gioca in vantaggio perché possedeva dei cavalli velocissimi, cavalli allati, e pensava di non poter essere mai battuto. E infatti, secondo la tradizione, 13 giovani avevano perso la vita e le loro teste pendevano inchiodate sulla porta del palazzo di Enomao. Però che arriva, anche lui gioca in vantaggio, possiede anche cavalli velocissimi allati dati dal dio Posidone. Naturalmente si innamora di Ippodamia, decise di accettare la sfida di Enomao, vince la corsa e Enomao muore perché il suo carro rovescia. E secondo la tradizione,
tradizione greca, i giochi olimpici, i maschili e i femminili, sono creati per celebrare questi fatti. Il trionfo di Pelope, la morte del nativissimo selvaggio Menomao e le nozze di Pelope e Ipolamia. Ma vediamo, che fatto commemora ogni gioco, ognuno dei giochi, giochi maschili, i maschili in onore di Zeus e i giochi femminili in onore di Hera. Qual era, pensate, il ruolo che la società greca antica assegnava agli uomini e quale era il ruolo che assegnava alle donne? La società greca antica e tutte le società fino al secolo XX. No? Il ruolo maschile è un ruolo attivo, no? La guerra, la caccia, il lavoro fuori di casa, no? E perciò i giochi maschili sono creati per ricordare un fatto di guerra, no? Il trionfo dell'eroe sul malvagio cattivissimo, Enomao. E infatti il ruolo della donna, qual è il ruolo della donna? Adesso no, ma prima sposarsi, avere figli, lavorare a casa, no? E perciò i giochi femminili sono creati, dice Pausania, per ringraziare Hera delle nozze con Pelope. Questo è per noi importante perché precisamente questa corsa, questa è la corsa di Pelope e Ipolamia. Dico che questo fatto che racconta Pausania è importante per noi perché precisamente questa corsa tra ragazze tenuta ogni 4 anni a Santuario di Olimpia faceva parte di un rituale di preparazione al matrimonio. Forse avete sentito parlare di questi riti che chiamiamo in generale riti di passaggio o riti di iniziazione, no? Che sono prove che i giovani devono superare per ingressare nell'età adulta. Questo è un rito di iniziazione, di preparazione al matrimonio. Diciamo che le ragazze corrono in Olimpia e questa corsa simboleggia che sono preparate per ingressare, lasciare indietro l'adolescenza e ingressare nell'età adulta, no? Che sono preparate per fare il ruolo che si aspetta di loro, cioè che sono preparate per sposarsi e avere dei figli. In generale le competizioni sportive femminili dell'antica Grecia erano soprattutto questo, competizioni rituali, un atto religioso che si svolgeva come parte di un rituale. In realtà la maggioranza delle competizioni sportive greche, anche le competizioni maschili, sono anche della sua origine atti religiosi, atti di culto. Ma questo vincolo tra lo sport e la religione rimase vivo in maniera particolarmente forte nel caso dello sport femminile. E perché nel caso dello sport femminile? Perché la situazione sociale della donna nella Grecia antica ostacolò lo sviluppo di uno sport professionistico femminile, no? Invece lo sport maschile diventò professionistico molto presto. E nella Grecia antica una donna non poteva dedicarsi come professionista allo sport, alla pratica dello sport, non poteva vivere dallo sport, cosa che anche ora ancora ogni giorno quasi nessuna donna può fare, no? A differenza dei maschi. E perciò continuo di essere molto legato all'origine rituale. Invece lo sport maschile era religione, ma anche era spettacolo e anche era politica, diciamo. Lo sport femminile non si sviluppò in questo senso e continuò di essere molto legato all'origine rituale. E infatti quasi tutte le competizioni femminili
che conosciamo dell'antica Grecia sono rituali, chiaramente rituali. Questa è la testimonianza.